Ciao ragazzi, sono Luca Falbo, esterno della Primavera della Lazio. E sono qui a Formello e stiamo aspettando di partire per Palermo, per gara di Coppa Italia. E adesso stamattina abbiamo fatto rifinitura, abbiamo pranzato e adesso partiamo. Sono qui con i miei compagni Sempre Scioti e Forza Calai. Lazio. Forza Lazio. Forza Lazio. Ciao. Find it hard to say the things I wanna say the most. Find a little bit as steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November. Hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind. But holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me. Looking for the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like. È una stagione molto importante perché è una stagione di rivalsa, visto quello che è successo l'anno scorso, e perciò dobbiamo ritornare al più presto in Primavera 1. E il gruppo è cambiato nettamente perché rispetto all'anno scorso siamo molto più uniti, ci alleniamo con molta più armonia, con molta più serenità. Al di fuori del contesto Lazio, organizziamo anche delle uscite tra di noi, cosa che l'anno scorso non è mai avvenuto. E è una stagione importante anche molto per me perché è il mio anno. Sono uno dei più grandi, quindi se voglio sperare in un futuro da professionista sono costretto a fare molto bene. E essendo uno dei più grandi devo essere d'aiuto, devo dare consigli a quelli più piccoli, a quelli che sono meno esperti di questa categoria. Montana, Cobio, you know what it is when you hear that. Stiamo decollando, andiamo a vincere. Eccoci qui, siamo arrivati a Palermo. Il tempo non è dei migliori, ma speriamo domani sia più bello. Il gruppo è tranquillo ma allo stesso momento carico per fare domani una grande prestazione. Detto ciò, forza Lazio! Questa è la camera. Ciao. La vista da qui è spettacolare. Il mare. Ragazzi. Aspettiamo qui con ansia la partita di domani. Durante la settimana abbiamo lavorato sodo, abbiamo studiato gli avversari per arrivare alla partita di domani al 100%. Domani sarà una partita secca, da dentro o fuori, quindi l'approccio sarà fondamentale. La partita contro il Palermo è stata una partita diversa dalle altre perché era di Coppa Italia ed era una squadra di Primavera 1. Quella settimana l'abbiamo preparata come qualsiasi altra settimana, quindi senza tanta pressione, abbiamo provato in allenamento alcuni movimenti, alcuni moduli, alcune tattiche con il mister come abbiamo preparato qualsiasi altra partita. E anche a livello mentale non eravamo molto pressati perché l'abbiamo vissuta come una partita normale. Sì, è vero, contro una squadra di Primavera 1, ma una squadra come tutte le altre.
quella sconfitta non ci siamo abbattuti, anche perché dal punto di vista tecnico-tattico non avevamo da invidiare a loro e di conseguenza alla Primavera 1. Cosa che abbiamo sbagliato è stata la concentrazione, che è venuta a mancare. Da lì siamo crollati, quindi è l'unico aspetto negativo di quella gara, perché ripeto, dal punto di vista di gioco, dal punto di vista fisico, non abbiamo nulla da invidiare alle altre squadre di Primavera 1. Non devono mancare le cuffie per la musica e un libro, che sia da leggere o da studiare. Le cuffie per la musica, la musica l'ascolto durante il viaggio, prima della partita, soprattutto per caricarmi, mentre il libro, che sia da leggere o da studiare, me lo porto per svagare un po' con la mente, o anche per avvantaggiarmi dei compiti per la settimana di scuola, dato che tra allenamenti e trasferte, appunto, ho poco tempo a casa per studiare, mi avvantaggio qualche ora, che sia in treno, in aereo o in autobus. Prima della partita ascolto o rock o pop o rap. Allora, rap soprattutto, a me piace tantissimo Eminem, e la canzone preferita prima della partita secondo me è Till I Collapse, come possiamo tradurlo in italiano, è fino al collasso, quindi un motto che mi piace tanto, quindi non mollare mai fino alla fine. Questo è il mio primo anno con Bonacina e mi ha colpito dal primo giorno una sua frase che dice: prima dell'allenamento, aggrediamo l'allenamento. Questa frase secondo me racchiude tutta la cattiveria, la propensione al lavoro che un giocatore deve avere per allenarsi, quindi questa frase per caricare l'ambiente, la spogliatoio, la squadra mi ha colpito sin da subito. La Lazio per me è divertimento, perché secondo me se pratichiamo questo sport senza divertimento non ha scopo di essere praticato. Ovviamente il sogno di qualsiasi bambino, qualsiasi ragazzo della mia età o più piccolo, più grande, è arrivare a giocare in Serie A. Io sono in Primavera, vedo tutti i giorni i giocatori della Serie A e ovviamente il mio sogno è andarmi ad allenare con loro al più presto, perché, ripeto, è il mio sogno, quindi non vedo l'ora di arrivare a giocare in Serie A. Siamo tornati qui a Roma, da Palermo. La partita non è andata nel migliore dei modi, siamo usciti dalla Coppa Italia, ma ci riprenderemo presto e ora testa al campionato. Sempre forza Lazio Primavera.